Ciao a tutti, bentornati sul canale amogliitaliani.l'esterna tra Claudio e Gemma non è andata come sperato e ha portato ad un'orribile conclusione per il cavaliere. Gemma continua la sua disperata ricerca dell'amore al trono over e anche in questa occasione la sua caccia ha preso una piega veramente particolare come raccontato dai diretti interessati oggi durante la puntata. Doveva essere una conoscenza romantica, i due sono usciti insieme ma la cosa ha portato a dubbi che sono apparsi poi gravissimi, tanto da necessitare dopo di una decisione drastica. Tuttavia è stata l'affermazione del cavaliere a creare un certo sgomento. Claudio esce dallo studio e lascia Gemma a Uomini e Donne. Il racconto di Gemma è iniziato facendo riferimento al loro appuntamento. I due hanno soggiornato presso lo stesso hotel per, come specificato dalla donna, questioni logistiche, per potersi vedere e cenare insieme. Poi Gemma ha iniziato a incalzare Claudio, forse nella speranza di una sua reazione. A quel punto è venuto fuori di un bacio che c'è stato tra loro che Gemma però ha definito all'acqua di rose, come a voler intendere che non fosse stato forse molto passionale o come si aspettava. Siamo stati bene, ha detto Claudio, che ha parlato anche di una discussione tra loro. Non è partita bene la serata ma è finita molto bene, dice, con tono sempre elegante. A quel punto Claudio dice possiamo continuare ma la faccia di Gemma sembra molto interdetta. Maria a quel punto è intervenuta per spiegare cosa fosse realmente accaduto, chiarendo che Claudio in esterna ha detto a Gemma di sentirla fredda, probabilmente anche per il suo passato. Tina allora rincara la dose, Claudio non gli interessi, ribadisce, come detto già in precedenza. L'opinionista ha poi ribadito che nelle precedenti avventure, Gemma si fiondava senza nemmeno pensarci ed è strano che lei oggi pensi ad andare piano in questa conoscenza, cosa che quindi secondo la Cipollaria è da ricondurre ad una mancata attrazione verso l'uomo. Claudio alla fine ha detto io lascio, vado, sono venuto per Gemma, io sono una persona tranquilla. Non mi è mai capitato di avere una discussione, chiedere se ti piaccio perché ti vedo un po' fredda. Mi hai aggredito, dice, quindi lui lascia lo studio nello sgomento generale con Gemma che stenta a credere a tutto quello che è accaduto, sottolineando che la sera prima era stato lo stesso Claudio a chiederle scusa. La vicenda dunque è finita molto male e Claudio ha lasciato il programma.